The Bluetooth device is ready to pair. Ladies and gentlemen, welcome to the hell. Are you ready? Go! Cinzia is on fire. Mamma quanto è porca questa Cinzia is on fire. Facerti boccolotti, che boccolotti. Ammazza che boccolotti, che boccolotti. Facerti bocchi. Thank you, thank you, thank you, sta ceppa de cazzo. Grazie immensamente per... Che fatica sono. Grazie immensamente per il supporto che state dando a questi contenuti, io vi ringrazio. 4.000 mi piace di conseguenza, eccolo un nuovo episodio, e non appena ne arriveranno 4.000, anche su questo ormai lo sapete, anche se arrivano tra 10 secondi, tra 5 minuti, subito, immediatamente, un nuovo, super, incredibile, roboante, episodio infernale di... Tipo urlo del mio. Allora, l'ho visto pure dal vivo, tra l'altro, inquietante. Ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella per restare aggiornati, per ricevere le notifiche in tempo reale sul cellulare ogni volta che pubblico. È l'unico modo per non perdervi niente, perché se poi alle 4 di mattina io pubblico un video, o all'una di notte pubblico un video di bombe a sorpresa del calciomercato, se non siete iscritti, attivate la campanella, non arriva, non ve ne accorgete, ve li perdete. C'ho altri due canali YouTube, uno di calcio e uno di calcio, tutto in descrizione, o compariranno qui durante il video. L'indovinello, io qua ve la dico e qua non ve la nego, ve la confermo. Allora, qualcuno l'ha indovinata, qualcuno si è confuso con Mané. Non è Mané, ragazzi, è Mohamed Salah, calciatore del Liverpool che va in scadenza nel 2023 e che non vuole rinnovare. È molto più facile che vada a scadenza, perché no, questa stagione giocherà ancora sicuramente nel Liverpool. È molto più probabile che vada a scadenza e poi vada da qualche altra parte, piuttosto che rinnova. Allora, si sta parlando di Barcellona, ma dice Barcellona, c'hanno una lira e abbassano i cosi, gli stipendi di Sergio Roberto, così e quello, così e quell'altro, colà, e continuano a... falliscono prima o poi, probabilmente. Poi, forse ci faccio un contenuto, no forse, sicuramente ci farò un contenuto dedicato con il buon Fabio, in cui andiamo ad analizzare un po' meglio la situazione. E non c'è solo il Barcellona, potrei fare l'indovinello dell'indovinello, c'è una squadra italiana, anzi forse anche due, per il 2023 però, non per questa stagione, quindi per la prossima estate. Ok, andiamo avanti, tifosi del Milan, dell'Inter, da Juve, di tutto e di più. Siete pronti? Allora, visto che abbiamo parlato del Barcellona... Ragazzi, l'ha detto il presidente, il rinnovo di Gavi è molto molto vicino, siamo vicinissimi alla chiusura. La volontà del calciatore, della dirigenza, del procuratore è quella di continuare insieme. Profilo molto interessante, se non riescono a se non riescono a trovare la quadra per rinnovare, regà, ci stanno 787 club disposti a prenderselo a occhi chiusi, il prospetto più importante, uno dei più importanti del panorama del calcio europeo, mondiale, alieno e marziano. Allora, detto questo, lo sapete che, ed è vero ragazzi, il procuratore di Bremer sta parlando con il Tottenham. Non vi sto dicendo una cavolata. Si parlava di Milan, si parlava di Inter, si continua a parlare più di Inter che di Milan, seppur il Milan, ragazzi, perde Botman, che probabilmente andrà al Newcastle. Troppi soldi chiedono, o meglio, troppi soldi offre il Newcastle, di conseguenza dice noi questa offerta la pareggiamo. Si stanno comunque reinserendo. L'Inter ha bloccato Bremer? Sì, ma c'è un punto interrogativo grosso come una casa. Milan, Skriniar, che fa? Ce va o non ce va al Paris Saint-Germain? Allora, l'interesse del Paris Saint-Germain è forte. È il primo obiettivo per rinforzare la difesa. No, no, Koulibaly, no, De Ligt, no, altri difensori. L'obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain è Milan, Skriniar, che gioca all'Inter.
c'è ancora distanza, e non è poca in realtà, ballano 15-20 milioni di euro tra quello che offre il Paris Saint-Germain e quello che chiede l'Inter, però non si esclude si possa chiudere, addirittura c'è chi dice c'è fiducia, perché il Paris Saint-Germain dei soldi da buttare ne ha tanti, quindi se il Paris Saint-Germain arriva alle cifre 65 che chiede lì, 70, quello che ho capito io quando provo Arsa, avevano chiesto 60, mo stanno a sparare grosso, quello che chiede l'Inter, Skriniar va via, e in quel caso Bremer è l'alternativa numero uno a Skriniar. Per questo adesso ci sono i puntini e non hanno affondato su Bremer e lo hanno solo bloccato, tra virgolette, una situazione che beautiful gli fa una pippa, ma di quelle proprio, guarda, una cosa di quelle, cioè, avete presente le torri quelle di Mirabilandia, su e giù, su, così, ma pure peggio, ci sono pure stati momenti vomito una volta là, 10 anni fa. Grealish, Fiorentina, ci sono dei problemi, sembrava tutto fatto, c'era fiducia, parametro zero, contratto in scadenza, 4 anni di contratto, 2 milioni di euro a stagione. Si è raffreddata la pista, o meglio, hanno bisticciato, da quello che ho capito. Insomma, hanno un attimo freddato gli animi, si rincontreranno per cercare di chiudere definitivamente la quadra. Matic è pronto a sbarcare a Roma, dovrebbe sbarcare a brevissimo, c'è chi dice oggi, c'è chi dice domani. 1+1 il contratto, in base alle presenze, gli scatta in automatico il rinnovo anche per l'anno successivo, a 3,5 milioni di euro, quindi cifra importante, però capite bene che stiamo parlando di un parametro zero e di un pallino di José Mourinho. Marcelo dice addio al Real, gli hanno preparato la festa d'addio, interessatissime squadre turche, anche destinazione Qatar più probabile a livello economico, gli fanno delle offerte veramente faraoniche, ma fate attenzione all'inserimento, ve lo dico, di due club di Serie A. Non vi dico, ve li dico la prossima volta, ma tra poco vi dico pure indovina indovinello. Zielinski ha detto c'ho ancora 2 anni di contratto, stanno tutti dicendo che voglio partire, ma non è vero, io voglio restare. A me mi risulta, e ve lo dico perché mi hanno detto, non so cose che mi dicono, mi fido delle persone che mi dicono, ma non ne posso verificare che possa andare là a chiamare Zielinski e dire oh, ma che, mi hanno detto persone come fido, che in realtà la storia non è proprio così, cioè è una situazione un po' più particolare, ecco, che viene più che altro dalla dirigenza, dalla proprietà, che sta a dire guarda che tu tra 2 anni vai in scadenza, quindi o cominci a pensare che devi accettare contratti a, oppure non dico altro, lui vorrebbe restare, chi vuol capire capisce, e va bene così. Visto che abbiamo parlato di Napoli, no, ve lo dico tra poco, Calvin Phillips, Manchester City, centrocampista del Leeds, il City offre 60 milioni di sterline e non di euro. Potrebbe diventare uno dei nuovi centrocampisti del City. Continuano a spenne e a spanne come se non ci fosse un domani, ragazzi. E staremo a vedere quel che accadrà. Allora, questa è grossa. La Roma sta puntando forte su Ederson, calciatore della Salernitana. La Salernitana, ragazzi, lo sapete già, ne ho parlato in un altro contenuto, perché Ederson è stato accostato anche ad altre realtà italiane attualmente più importanti, chiedono 25-30 milioni di euro. La Roma è rimasta un po' così, dice ma che per caso accettate contropartite? La Salernitana ha fatto non direi, e non lo so come va a finire, però la Roma vuole alzare il livello del centrocampo, comprare almeno un altro centrocampista e sfoltire parecchio, ormai lo sappiamo tutti, ne riparleremo sicuramente. Tifosi dell'Inter, è previsto a breve il nuovo incontro per chiudere l'operazione Dybala. Non sarà un triennale ma un quadriennale, a cifre in realtà, da quello che ho capito io, leggermente più basse rispetto a quello che chiede Dybala, quindi hanno alzato l'offerta perché offriranno abbastanza, meno 2 milioni di euro in meno di quello che chiedeva Dybala. Insomma, si stanno venendo incontro, e non pensate a male perché detta così è molto particolare. È in chiusura anche l'operazione Pogba. Il Paris Saint-Germain si dice che stia provando ad inserirsi in extremis, a fare un tentativo, ma la Juve è fiduciosissima sulla chiusura dell'affare. Sembra che Pogba ormai abbia giurato amore eterno o quasi ai bianconeri. De Ligt, la proposta del Chelsea è vera, ragazzi. La Juventus sta facendo muro e sta provando a rinnovargli il contratto fino al 2026. Sta cercando di convincerlo abbassando la clausola rescissoria, quella che c'è sta adesso se non mi sbaglio, e quindi poi per dirgli te ne puoi andare un po' più facilmente, quello, mi sembra un po' strana come cosa, però me l'hanno confermata in più
in più testate. Quindi, vabbè, 2026 provano a rinnovare, il Chelsea è dietro l'angolo. Che vi ho detto io l'altro giorno? Strano caso, Sky ne parla stamattina. Vi siete resi conto che ve l'avevo già detto e Sky ne ha parlato poco, molto dopo rispetto a quando ve l'ho detto io? È una delle cose che mi hanno detto, io qui non cito le fonti perché se dovessi citare le fonti per ogni cosa che dico il video dura il doppio, è una fonte mia, non so cose che ho trovato sul web e via dicendo, è stato confermato l'interesse per Neres, David Neres, ragazzi attualmente allo Shakhtar, praticamente non ha mai esordito, non ha mai giocato per lo Shakhtar, per la situazione che tutti conosciamo, operazione economicamente non poi così costosa, 15 milioni di euro, è l'alternativa numero uno a Di Maria. Di Maria che resta definitivamente completamente in fase di stallo, non lo so, ragazzi. Di Maria è l'obiettivo numero uno, ma se continua così devono stringere i tempi perché al ritiro vogliono regalare ad Allegri la squadra, non dico al completo, ma quasi. Quindi, se Di Maria dà l'ok e se decide, ragazzi, Neres viene accantonato. Se no, Neres sicuramente andrà alla Juventus. Spalletti vuole tenere Koulibaly. Ragazzi, Spalletti se sta un po' strani, dalla situazione. Ne ho parlato in un video dedicato sul primo canale. Se sta a stranì, gli sta un po' a roder culo, detto in poche parole, e avrebbe detto alla dirigenza: Koulibaly lo dovete tenere, fate come cazzo vi pare, alzategli la proposta perché Koulibaly va tenuto. Non ci stanno né se e né ma. È Insigne così, e quello colà, e quell'altro va a scappare, e quell'altro va a scappare, Koulibaly resta. Punto. Se no, me ne vado. Ve l'ho anticipato, Poi non dite che non ve l'avevo detto. E anche per Østergaard. Napoli, ci siamo. Sembra che sia veramente questione di ore, se non di 1 o 2 giorni. Operazione da 3-4 milioni di euro, massimo 5. Quindi regalano comunque a Spalletti un nuovo difensore che va a rinforzare. Non è che va al posto di Koulibaly, perlomeno nelle idee di Spalletti. E allora vediamo un po'. L'indovina indovinello è. Ce n'ho uno molto, molto interessante. Adesso ve lo. Quale faccio l'indovinello? Ce n'ho due molto interessanti. Parliamo rapidamente di Milan. Il Milan cerca un vice Theo Hernandez, cerca un calciatore il più giovane possibile di prospettiva possibile, lo hanno individuato in Röthe del Borussia Dortmund, classe 2004, alto, forte fisicamente e anche veloce, sembra proprio il profilo ideale per alternarlo a Theo Hernandez, o meglio, affiancarlo a Theo Hernandez, Theo che lo farebbe crescere e all'occorrenza durante la stagione lo butti nella mischia. Per chi lo conosce sa che è un prospetto particolarmente interessante, quindi staremo a vedere se riescono ad affondare definitivamente il colpo. E poi che altro vi dico? Beh, ve ne ho dette parecchie finora, vediamo un po', ragazzi, dobbiamo riparlare di Robert Lewandowski. Dobbiamo riparlare di Robert Lewandowski perché il Bayern Monaco sta facendo del tutto, gli hanno detto tutto da quante muovi, il contratto, tu devi rispettare il contratto, noi non ti lasciamo partire, puoi essere scontento quanto ti pare, tu resti qua. E ci sono però in ballo due squadre. Una è il Barcellona, che hanno una lira, ma se lo vanno addirittura a comprare perché il contratto attualmente ancora è valido. E vogliono offrire 40 milioni al Bayern. Ma il Bayern sta facendo un muro in tutti i modi. Si è inserito anche il Paris Saint-Germain. Dice: che cazzo ci deve fare il Paris Saint-Germain? Se sono interessati pure a Scamacca. Perché ho passato la voce poi. Quindi, ragazzi, la situazione non è semplice, è molto complessa. E ne riparleremo. La mia impressione è che alla fine Lewandowski sarà costretto, perlomeno per tutta la prossima stagione, a restare al Bayern e poi sarà libero di accasarsi dove vuole, ma la concorrenza è spietata. Non pensate che è già fatta col Barcellona, è chiusa, lui vorrebbe andare al Barcellona, ma è ammaliato da altri progetti, quindi mamma mia. E va bene, vi faccio l'indovina indovinello. L'indovina indovinello, ragazzi, questo però è difficile, non lo so se lo indovinate. Vi faccio quest'altro indovinello. La Juventus sapete che sta cercando un vice Vlahovic. Sapete che difficoltà Morata, sapete che Moise Kean sono costretti a riscattarlo e però non è assoluta. Stanno cercando un vice Vlahovic. E ragazzi, hanno puntato un calciatore di una realtà di Serie A media, medio. Medio parte destra della classifica, un calciatore titolare in quella realtà che quest'anno ha fatto bene, non è giovanissimo. Voglio sapere di che squadra e di che giocatore sto parlando. Me lo fate sapere gentilmente qua sotto nei commenti, ne riparliamo nel prossimo contenuto. Se vi dico, stavo per dire una cosa, però poi lo capite se avete letto la notizia, quindi non ve la dico.
Detto questo, ragazzi, ci vediamo a 4.000 mi piace con un nuovo episodio. Yo, gosciare e ciao, bella.